Mi chiamo Antonia Sciorraca, insegno la lingua e letteratura italiana all'Università di Teheran. Inoltre collaboro su varie riviste cinematografiche come critica e giornalista e ho tradotto dall'italiano al farsi l'autobiografia di Ingrid Bergman, che è stato pubblicato 2 volte in Iran. In questo momento ci troviamo nel Jum'e Bazar a Teheran, che sarebbe il mercato di venerdì, che è un mercato di artigianato e di antiquariato di tutte le regioni iraniane. A me piace molto questo bazar perché secondo me è come se tutta l'Iran fosse in questo bazar, perché infatti c'è roba da tutto l'Iran e in questo senso è molto secondo me simile al cinema iraniano. Anche il cinema iraniano è un cinema con molti film da tutto l'Iran che rappresenta tutte le regioni iraniane e gli ambienti sia urbani che rustici. Il cinema è la donna, contrariamente a tutto quello che si pensa sui problemi della donna nella società iraniana, la rivoluzione islamica ha anche aiutato la donna e la sua presenza nella società e anche soprattutto nel cinema. Volete sapere quali sono i temi preferiti delle giovani registe iraniane? Problemi coniugali, i diritti delle donne, contrasti con i genitori, la ricerca di nuovi modi di espressione anche per superare la censura. Naturalmente, come in ogni altro paese, le registe donne sono sempre minori paragonando con i registi. E perciò in Iran ci sono 5-6 registe, che secondo me è un numero anche abbastanza buono. E l'altro può essere un fatto della distribuzione, che vuol dire, non credo che sia un fatto di donne o uomini, ma è soprattutto perché non hanno avuto occasione di farsi conoscere. Ma forse negli Stati Uniti sono più conosciute, come per esempio Bita Milani con i suoi film molto femministi, che è molto famosa negli Stati Uniti. Ci sono degli argomenti che i registi, sia uomini che donne, non devono trattare. E loro, conoscendo cosa non devono trattare, cercano sempre di evitare quei argomenti, ma poi quando si conosce quali sono i limiti, quali sono le linee rosse, si può muoverci dentro queste linee. In questo modo si può anche essere più creativi, trovare delle strade, delle vie per parlare di cose anche che all'inizio potrebbe sembrare molto, molto di censura. Al momento ci sono moltissime donne iraniane che sono attive nel cinema iraniano, sia dietro che davanti alla macchina da presa. E infatti negli ultimi 5-6 anni ci sono stati vari festival dedicati alla donna, tra cui Boran, Furuk e il primo festival della donna 2006. Il primo festival delle donne 2006 è stato vinto da Azita Damandan per il corto di 17 minuti Una donna, un uomo, un bambino. Volete sapere la motivazione? Non c'è. La giuria anche se ha scelto i film premiati tra altri 400, ma quest'anno non ha ritenuto di dare motivazioni. Ma forse lo chiederemo a Ozito, che è la vincitrice della Best Fiction.